Anticamente le osterie erano gli unici luoghi di incontro, di evasione e di scambio di idee per il popolo romano. L'osteria era un vero e proprio porto franco. Si poteva fare liberamente satira politica e propaganda di idee. All'osteria nascevano stornelli, canzoni, risse e coltellate. La Roma delle osterie, la Roma di una volta, quella dei carrettieri a vino, torna a vivere sul palcoscenico della Sala Petrolini di Roma, con Fiorenzo Fiorentini e uno stuolo di interpreti, tra cui Giuliano Isidori, Lilla Catte, Pierluigi Zerbinati e Valerio Isidori, insieme agli allievi della Scuola di Teatro Popolare, che propongono fino al prossimo 30 marzo Romani de Roma all'osteria. Fiorenzo Fiorentini, con pazienza certosina, ha raccolto moltissimi aneddoti, situazioni curiose e amori nati nelle osterie romane. Scopriremo così come mai l'inno di Oberdan è nato in una taverna, ritrovo di Carbonari, o come Goethe trovò a Roma il suo grande amore Faustina, figlia di un oste.